Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho completato il trasferimento a Roma, quindi in un certo senso sono tornato su YouTube, YouTube come vogliamo chiamarlo. Tuttavia, è vero che domani esce la banned list, ma è anche vero che io domani inizio l'università. Che cosa voglio dire? Voglio dire che non potrò perdere molto tempo con il gioco, in quanto l'università a cui sono iscritto mi darà diverse opportunità lavorative se lavorerò solo, quindi non fraintendete, ma non potrò perdere molto tempo con il gioco. Tuttavia cercherò di caricarvi almeno uno o due video a settimana, salvo eccezioni tipo esami, e se parlo così è perché ora sto con i coinquilini e non voglio parlare molto forte per non disturbarli. Ritornando a noi, oggi vi posto la decklist dell'Iceworm Performage OTK, aggiornato alla banned di domani, ed è un mazzo che veramente mi sta girando bene. Piccola pecca del mazzo è che non potrete giocarlo a meno che non abbiate una Minerva, che diciamo impossibile da trovare in pacchetti, in quanto è una promo dell'YCS che avranno e hanno soltanto i primi 4 classificati appunto ad un evento YCS, a meno che uno di questi non l'abbia venduta. È una cosa che mi fa abbastanza incazzare, ma vabbè, questa è un'altra storia. Diciamo che i performage arricchiscono le giocate del mazzo, rendendolo uno spam 4 che è veramente molto molto veloce. E se volete potete cercare un buco nel mazzo per poter giocare qualche carta magari in monocopia, tipo che ne so, Sentinella Necro per evitare OTK da mazzi come Kozmo ad esempio. Partiamo quindi con la decklist. Abbiamo 3 GD che io chiamo DJ, 3 Lumina, 3 Raiden, poi 3 Felis e 3 Wolf. Allora, ora potreste pensare, ma Stardust, che cazzo di mazzo giochi? Dovete capire che con questo mazzo dovrete macinare il più possibile per trovare carte come appunto Wolf e Felis e anche il Trick Clown, così da poter fare il più velocemente possibile rank 4 e chiudere. Continuando abbiamo Layla, poi doppia Minerva per concludere con il reparto Lightsword, che come avrete capito gioco in doppia copia e non in monocopia per appunto velocizzare tra virgolette le macinate. Per il reparto Performage gioco 3 Trick Clown veramente fortissimi, doppio Damage Juggler e doppio Head Trigger. Poi come mostri supporto, chiamiamoli così, gioco 3 Goblinberg, Mono Pulpo. Essendo questo mazzo uno spam 4, avremo ovviamente sul terreno molti mostri di livello 4, quindi il Bulbo era la carta perfetta per fare sincro, o meglio per fare la cara Trishula, che vi ricordo è una carta che non targhetta, quindi contro Cosmo è anche parecchio parecchio forte. E infine per i mossi gioco 2 copie di Heroic Challenger Thousand Blades, che diciamo scomba abbastanza con vabbè, JD, Trick Clown e Michael anche, in quanto questa carta la evochiamo ogni volta che subiamo danno, se non erro. Ovviamente parte dal cimitero. Infine per le spells abbiamo tripla ricarica solare, doppia carica della brigata della luce, doppia instant fusion perché Norden in questo mazzo fa le migliori porcate, monorota che è stata portata a 1 con la banned che uscirà domani appunto, e infine Foolish Burial che penso è una carta che dobbiate giocare per forza, né sì e né no, dovete giocarla. Vi ricordo che dall'anno prossimo questo mazzo potrà usufruire dell'Infinity e fidatevi che lo cala come se fosse nulla, il che è una cosa abbastanza sgrava. Quindi continuando con l'extra abbiamo doppio Norden, Black Rose che diciamo mi ha aiutato a chiudere parecchie volte contro Clefort, vabbè ho testato anche contro mazzi del meta diciamo scorso e altri mazzi pendolo come Mage Specter, Michael, Crimson Blader e Stardust Spartrego che non sapevo se togliere uno dei due, poi vedrò meglio. E poi Trishula per i sincro. Per i rank 4 invece gioco Dweller, Castle, Rebellion, doppia Minerva, 101, poi l'Exceed dei Performage, poi anziché Exciton che è stato bannato, gioco Emerald che diciamo ci aiuta a recuperare roba come che ci serve insomma. E fidatevi che giocando sto mazzo ho macinato quasi sempre doppio GD e ne vedevo solo uno verso metà partita in mano, che c***o.
Scusate se non mi sono spiegato al meglio, ma ci sono rumori fuori, non posso parlare forte, mi fa male anche un po' la gola. Vi auguro che la decklist vi sia piaciuta, vi ricordo di lasciare un mi piace, che ormai è famoso come mu piace, un commento e soprattutto iscrivetevi al canale e se siete interessati più o meno alle news del canale appunto, vi ricordo di passare sulla fanpage Facebook che trovate qui sotto in descrizione, anche perché vi potrei fare qualche annuncio che qui su YouTube non apparirà. Prossimi video vedrò bene cosa fare, anche se qualcosina ce l'ho già in mente e nulla. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e arrivederci al prossimo video.